Ciao ragazzi, finalmente siamo partner di Aston Deck Tracker, quel programmino che mostra le percentuali durante le partite, di vittoria, sconfitta, pareggio e anche degli eroi migliori a inizio del game. Quindi è il top del top, super consigliato, lo potete scaricare dal link in descrizione. Allora, ci sono i robot ragazzi, però ci sono anche gli elemental, qui è close. Perché, insomma, non ci sono try bellissimi per Gallywix, però secondo me è Gallywix lo stesso. Allora, sono contro Faelynn, quindi posso prendere anche il 3-1. Non so se prendere tiracavi, andare Mech contro I don't know, cioè ci può stare, ma essendo contro Ferino è di questo. Facciamo sta follia, vediamo. Vediamo. Vediamo se me ne pentirò. Metà tempo vuol dire che devi essere forte già nei primi turni, cioè diciamo che il grosso delle partite non si gioca nei turno 11-12, ma si gioca a turno 8-9. Tripla, what the fuck is this? Mantieni la pressione. Allora, io ragazzi, se qua faccio 3-3, vendo il 3-3, spella 2, prendo il 3-1, turno dopo level triplo del 3-1, com'è? Non è male, perché se vendo lui, turno dopo ho 6 oro. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Più grossi sono, più rumore fanno quando cadono. Così. Sento che mi sembra sempre giocate strane, bisogna Ora fare la questo meta, battaglia. eh. Questa di star lì e dico, oddio, faccio questo, questo, l'eroe fa questo. E vinco anche qua. E mi risparmio pure una bordata di danni insulsa che avrei potuto prendere a Teron. Mentre uno che attacca tutti i cuccioloni e poi adesso troviamo un bel taverna 3. Non so se vogliamo darlo al 4, eh. Non lo so, ci si potrebbe anche pensare. Però diciamo che Gallywix forse non lo farei. Gran bel lavoro. Mantieni la pressione. Con Gallywix non so se lo farei. Ah, lui è salito, perfetto. Leggendaria! Lui è salito, allora lo facciamo anche noi, perfetto. Bungie Magic, grazie del 32esimo. Grazie mille, Bungie. L'oppo è salito, ragazzi, quindi si fa. Buona battaglia! La battaglia infuria là fuori. Che shop che è uscito qua. Merda. Più grossi sono, più rumore fanno quando cadono. Merda il Rilak, ma che cos'è? Che cos'è? Che presenza fortissima, è tutto fortissimo! È tutto fortissimo! Allora, non penso non si possa prendere Rilak qua, però cazzo, doppia goccia col presenza. Lasciamo stare Rilak, mi sa. Prendo presenza, gli tiro tutto sopra e frizzo le gocce. Tra l'altro lui è pezzo della build. Vogliamo prendere la spell? Mi sa che la prendiamo. Sì, perché non ho pochi Quello pezzi. potrebbe fare la differenza. Non so, Fadi si dovrebbe perdere Non perché... dirlo agli Oddio. altri. Sì, no, si dovrebbe perdere. Invece no. Scudo divino su zero. Grande! Grande. I tuoi Si fa mai servitori hanno questa? davvero dato tutto. Se risparmio un oro, prendi si può stare. Solo verdi, cuore verde. Ora ragioniamo un attimo, ragazzi, qua. Che in realtà noi con questa build attuale, cioè non vorremmo rollare al 3, vorremmo prendere nei 4. Vorremmo avere l'easy, in realtà. Siccome questo turno si sta fermi, così. Sarebbe Non dirlo Bobby's. agli altri, ma faccio il tifo per te. Dolore. Ok, dai, 5. Ho delle reclute fresche fresche per te. Oh yes. Leggendaria!
leggendaria! What? Sono due triple. Quanto ha senso gridarsela? Davo, grazie mille del nono! Il punto è, se sennò è vendo, triplo, mi potenzi un botto su turno, provo a triplare. Fare triple, ho paura di morirci a tenerle lì. Però lì sono tutte triple a 6, ragazzi. Il punto è che andiamo a farci due triple a 6, sì. Ho venduto quanti? Uno. Ho venduto solo una goccia, via. Quindi ho 10 oro. 10 oro, ci sta. Ragazzi, se mi volete seguire su Instagram, sono ancora turna_official, perché il nome Turna, c'è un signore turco e ancora non me l'ha venduto, spero che me lo venderà. Poi se volete potete mandarmi su Instagram anche le vostre migliori build su BG, anzi continuate a farlo perché ogni tanto mi arrivano delle strat a cui io ancora non avevo pensato e quindi molto interessanti. Shit, metà tempo. Non dirlo. Spero di non prendere più di 12 danni, oppure che arriveranno, ma spero di no. Leggendaria! 15 addirittura, scusa. No, non sgrazia del 13. Vediamo quanto mi costa fare sta tripla alta. Delle reclute fresche per te. Forse un po' troppo presto. Però io sarebbe praticamente compro. Ah, via, così. Ci moriamo. Quello potrebbe fare la differenza. Quello ha preso. Restrizioni di sicurezza disattivate. Si prende Magmalock qua, però il problema è che si rischia pure di morire a giocare con quattro pezzi qui. Non ci stava mai a fare la tripla come abbiamo fatto. Non imparo mai, ragazzi. La faccio sempre sta cosa. Poi voi siete dei maledetti diavoli tentatori che me lo fate sempre fare tutte le volte. Io cerco di cercare in voi una soluzione che qualcuno mi dice non farlo. Mi vedete siete sempre tutti fallo, lo faccio e ogni volta finisce sempre uguale. Proprio imparare mai. Il rubare potrebbe salvarmi questo, vediamo. Potrebbe salvarmi. Non è detto che si muoia qua. Certo che prenderne 15 prima mi fa star meno tranquillo, però sono due pezzi tempo, quindi potrebbe non essere finita qua. No, infatti in teoria dovremmo vincere. Ecco, scudo sul più forte no però, eh. Ok, abbiamo vinto. Oh, abbiamo vinto, ragazzi. Potrebbe essere stata la giocata corretta. Potrebbe essere stata la giocata corretta. Fermi tutti. Vogliamo prendere l'8-3 qui? Secondo me l'8-3 è buono, però non so se prenderlo subito. Allora, di sicuro prendo Magma. 1-1 sempre. 8-3 è un roll. È tempo, ci sta per me. Perfetto. Muro zonda. E prima... No, muro no. 3-9, 3-4 forse. Forse cerco addirittura Bran qui. Cioè, muro in realtà sono carte. Quindi si prende. Più uno gold. Io ho visto la vera fine dei tempi. Siamo lì. No. 8-8 è tempo. Il discorso è che non ho trovato Elise, però qua lui care un botto. Aia! Nice. A casa? A casa? Come hai fatto fino adesso non la combaciata e poi tutto corretto. Per me, ragazzi, qua bisogna salire. Io non lo so, però io salirei. Sì, che si ragiona. Ok, posto broken. Dovevo vendere lui, ecco, ho sbagliato qui.
Brutterrimi. Cale comunque. Il destino del mondo. Di chi è il più scarso qua? Il 9-4. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Calegos via? Fuori per via? Calegos via. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Tardi, fuori Liz. Io non sto facendo un cazzo, no? Farò ciò che posso. Bran fortissimo. Allora, si prende sicuramente Bran. Però non so se è sto turno. Poi il turno è Charga, tempo Charga. Uno più uno a tutti. Frizzo Bran. Io lo dico sempre, fai le cose in grande o non farle affatto. Questi li tengo per dopo. Contro bestie, mi sembra più forte. Buona battaglia. Saga di fo. Vabbè, questo lo spacchiamo. Come salti però, se non trovavamo lui, ragazzi, eravamo dei cadaveri, eh. Ve lo dico. Boh, raga, perché fare cale quando abbiamo solo un drago, no? Gran bel lavoro. Mantieni la pressione. Assolda pure una di queste reclute. Oh. Assolda pure una di queste reclute. Ehi, stai davvero creando una grande armata. Ancora doppio cale, ma ho la base elementa, gli ragazzi, qua. Fortissimo. Allora. Chissà quali segreti. Questo si prende tutta la vita. Quello farà un bel po' di danni. Siamo liberi. Sembra che tu possa ottenere una tripla. Oh my god. Ti salta lo 12-12. Forse è meglio chiudere con questo che con questo. Vediamo. Ok, dai. Il mio Reaper. Allora. La battaglia è estenuante. Rimettiti in sesto e torna a combattere. Vabbè. E questa si può fare, roll. Questa va via. Questa si prende, roll. Mi piace il tuo modo di pensare. Meglio assoldare una regola finché puoi farlo. Oh.
Che cazzo salta qua? Questo, ragazzi, è tipo fortissimo, però non so se voglio farlo saltare. Probabilmente salta Tempest. È forte perché se la spella ha messa al 5. È che attiva veramente un sacco di oro questo qua, però di farlo saltare. Dai. Allora. Coppia. Ah, modulo, si fa questa su modulo, si toglie town, si attacca qua, si cerca la tripla di ogni cosa di sta build, il resto si tiene perché sarà forte. Qui si prendono le triple, i pezzi che danno economy e basta. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Devo fare anche qua, vai. Non è il massimo, forse era meglio rollare per lo scudo, ma ok. Quello farà un bel po' di danni. Io ho visto la vena fuori dentro. I cristalli mi parlano. Io lo dico sempre, fai le cose in grande o non farle affatto. Mamma mia. Anche il roller può saltare, però è un bello scudo qua. Ma quanto sei lento! I am? Really? Stanno fatto per un sacco di tempo. Io ho visto la vera fine del tempo. E voi sarete bravi. Io lo dico sempre, fai le cose in grande o non farle affatto. Mi piace il tuo modo di pensare. Sono tutt'uno con le spine. Olè, mamma mia, che turno. È forse la build più forte che abbiamo fatto nell'ultima settimana? Ho quasi sprecato i scarabei, se li ritroveremo. Gran bel lavoro. Mantieni la pressione. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Beh, stai davvero creando una grande armata. E apparentemente il roller si potrebbe anche andarsi. Una di queste reclute. Meglio assoldare una recluta finché puoi farlo. Anch'io avrei scelto quello. Ma tutta questa si poteva evitare. Allora, facciamo così, 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 così. Lassa forite, roll.
pesci sono lucci, lucci. Questo mi tripla la Rocci. Io lo dico sempre, fai le cose in grande o non farle affatto. Minchia. Si fa lo switch. Via questo per Rocci. Sì. O forse lui salta. 249-170, via. Vado full Rocci. Sì, questo scala di più di lui. Ovviamente scala di più. Mi piace il tuo modo. Non sono sicurissimo. Mi piace il tuo modo di pensare. Hai buone possibilità. Tipo scarabeo, ma non lo voglio mettere contro bestie. Il triplo roccia rock che dà 4 è più forte di un Greyman che dà più 1 più 1. Sono anche invertiti, quindi danno più 4 più 4 elemental, fortissimo. Ci ho messo troppo a ragionare su quella carta. Ah, l'avevo messo a scappare. Sì, refreshing è un male, però è uno scudo divino 256-281, quindi a questo punto si kippa. Però potrà stare anche il refresh. Assolda pure una di queste reclute. Mi si caprendo semplicemente tutti gli elemental che vediamo, ragazzi. Un servitore in meno, una moneta d'oro. Cazzo, mi sono dimenticato di farci la spell sopra. Una moneta d'oro in più. Beh, stai davvero creando una grande armata. Io lo dico sempre, fai le cose in grande o non farle affatto. Sono tutt'uno con le spine. Non è uscito l'elemental. Ne è uscito uno, mi sono dimenticato che avevo già la spell in mano. Ma comunque, ragazzi, li distruggiamo questi. Cioè, alla fine. Sto turno mi sono un po' rallentato sull'ultimo, ma cioè, non c'è storia. Siamo riusciti a fare una bella partita con Galiwis. Abbiamo rischiato quel turno della triple 6, ma alla fine dopo ha pagato. Quindi è andata di russo. Probabilmente ne valsa la pena. Tutta la piangina, dare quel palacciato e poi alla fine ne valsa la pena. Bella, finalmente siamo riusciti a fare sto build, è sempre una figata da fare, è la build più bella del cielo del meta questa. Ha una build value in un meta tempo, che ovviamente sta build funziona, ma con certi eroi e poi ti deve andare molto bene in early. Però quando parte è imbattibile. Raga, cosa sta succedendo? Doppio primo posto? Sono focussato stasera? Sarà stato l'incredibile cascione che mia mamma ha preso la Nutella? Sarà stato quello?